soldi la Nandi. Sì, per certi ci fa guardare. Andiamo mai, Fernando. Alla piazza. Dove? Alla grande. Sala con la testa. Che bello, ma la scopa mia si taglia tu. Quella è la O. Un po' quella in è la scopa titolo, di mamma. La scopa di Velia. Oh. La retta sta io. La retta la stessa parte. Tu giusto, sta in la scuola. La retta, la retta. C'è più che la vedi. Chi c'è giù? Donna di la retta. Bisogna andare da parte con lui, che ti viene più sembrare. Andiamo. Andiamo a quest'oggi, domenica, si sono riuniti numerosi ragazzi delle azioni cattoliche per ripulire i monumenti storici di Teggiano. Ma quanti sono questi monumenti e quanto lavoro richiede per ripulirli? Certamente i monumenti a Teggiano sono moltissimi. Le testimonianze storiche di questa tradizione che a Teggiano ha avuto il massimo splendore durante il Medioevo certamente sono tantissime e che richiedono una manutenzione continua. Perché è vero che sono stati fatti dei lavori da parte della sovrintendenza, però i monumenti, soprattutto le chiese, sono tantissime e richiedono veramente l'impegno da parte dell'amministrazione pubblica, però richiedono anche l'impegno dei cittadini che devono impegnarsi direttamente a tenere puliti queste testimonianze storiche, a fare tutto ciò che c'è e in loro possesso perché le testimonianze storiche siano salvaguardate. Ecco, appunto, da chi è partita l'iniziativa di salvaguardare i monumenti storici? L'iniziativa è partita dall'Azione Cattolica di Teggiano ed è stata fatta la proposta alle altre associazioni presenti sul territorio perché potessero collaborare a questa iniziativa. Ed è importante che i giovani si avvicinino ai monumenti storici non con l'atteggiamento distaccato delle persone distratte, ma con l'atteggiamento di chi sa che questo è un patrimonio da conservare anche per le generazioni future. A proposito di patrimoni da conservare, abbiamo saputo all'ultimo minuto che per il maltempo di questa notte la chiesa di Santa Maria della Pietà è crollato praticamente il tetto. Come mai questa dimenticanza? Non è stata purtroppo una dimenticanza perché la sovrintendenza ha già fatto dei lavori a Teggiano con il restauro della Santissima Annunziata e di Sant'Angelo. Era stato già fatto l'appalto per il campanile pericolante di questa chiesa. Purtroppo i lavori e le lentezze burocratiche hanno impedito di portare avanti la situazione. Io chiedo, ho già chiesto oggi stesso alla sovrintendenza un intervento urgente perché il tetto che è crollato rischia di essere di pericolo anche per gli abitanti che rimangono nella zona.
Quindi noi chiediamo veramente alle amministrazioni pubbliche di farsi carico di questo problema, visto che noi eravamo molto legati a questa chiesa che ha dei patrimoni ingenti storicamente, alcuni sono conservati alla Certosa, pensate al Combiando, alla deposizione che è alla Certosa di Padula. E io dico che ogni persona, a cominciare da me, che io in questo momento sento anche di chiedere scusa a tutta la popolazione di Teggiano, per quanto mi riguarda, per quanto mi riguarda la mia responsabilità per questo che è accaduto, che non doveva accadere. Speriamo solo che l'intervento sia, diciamo, abbastanza breve e che si possa veramente salvare questa chiesa, che è una delle più belle da un punto di vista architettonico di Teggiano capoluogo. E per questo dico che ognuno che ha una responsabilità deve assumersela, non lavarsene le mani né accusare le altre realtà, e fare tutto quello che è nella propria possibilità per salvaguardare. E certamente dobbiamo ringraziare questi ragazzi che anche oggi, anche in questa emergenza, si sono resi disponibili per portare in salvo quelle cose che erano presenti nella chiesa e che sono in pericolo, e quindi devono essere portate in un'altra chiesa e ben conservate. La Proloco di Teggiano, di quali altri monumenti storici si lagna appunto di completo abbandono? Di completo abbandono non se ne può parlare, tutto sommato, perché diciamo che da parte della sovrintendenza e dal provveditorato alle opere pubbliche ci sono stati degli interventi, soprattutto sulle chiese danneggiate per il terremoto. Qui ci troviamo nel convento della Santissima Pietà. Andrebbe fatto un discorso a parte per questo monumento, perché la proprietà è una proprietà comune, nel senso che il convento appartiene all'ente pubblico comune, mentre la chiesa appartiene ai beni ecclesiastici. Per il convento il comune ci è intervenuto con i fondi della 219, ci sta intervenendo con i fondi del terremoto, e si ci spenderà 1,5 miliardi circa per il restauro del convento, mentre la chiesa è rimasta fuori da qualsiasi finanziamento perché dovevano interessarsi altri enti per il suo restauro. Avevamo già segnalato da una decina d'anni questo stato precario della copertura, e purtroppo adesso si è verificato il crollo. Un discorso poi per tutti i monumenti di Teggiano andrebbe fatto, perché hanno bisogno di una maggiore attenzione, di una maggiore cura. Qui stesso, nel chiostro a fianco del convento della Santissima Pietà, 2 anni fa è stato trafugato un pozzo trecentesco che portava un architrave istoriato, 2 capitelli con degli stemmi, eccetera, di cui non se ne sa più che fine ha fatto. Insomma, ecco, tutti i monumenti di Teggiano andrebbero curati e salvaguardati un po' meglio. Ah, non lo so. Da che lavori? Già va bene. E che tipo di lavoro sta facendo? Sto cercando di eliminare quest'erba davanti a questa chiesa. Qual è la chiesa? È la chiesa della Santissima Pietà. Quindi stai ripulendo gli scalini dalle erbacce. È faticoso? Più o meno. Vai. Vedo che vi state dando da fare per ripulire gli scalini della Santissima Pietà, ma voi ci tenete molto a questi monumenti storici di Teggiano? Sì, perché Teggiano è un centro storico e come ogni altro centro storico deve essere pulito, diciamo, e niente. Quindi fa un appello a tutti gli altri cittadini a mantenere pulita la cittadina? Sì. Thank you.
Grazie.